Qui Radiofonica siamo in compagnia di Walter Siti della Stampa. Salve, benvenuto ai microfoni della web radio dell'Università di Perugia. Senta, la prima domanda era questa: quanto la politica è condizionata in questo momento dalla televisione, visto che comunque il rapporto fra politica e televisione è molto, molto stretto, insomma, diciamo. Sì. Io non so se sia condizionata dalla televisione o se si stia servendo della televisione. Io ho l'impressione che si stia più servendo della televisione, perché appunto la televisione serve per distrarre e serve per creare confusione. Per cui in questo momento ho l'impressione che la politica abbia parecchio bisogno di distrarre e di creare confusione. E quindi poi c'è questa, come dire, effettivamente questa circostanza un po' curiosa che caratterizza solo l'Italia, che il Presidente del Consiglio è appunto il capo delle maggiori televisioni private. Quindi è un po' difficile pensare, come dire, che queste televisioni non vengano in qualche misura utilizzate anche per gli scopi politici del Presidente del Consiglio. Lei sulla Stampa cura la rubrica Una finestra sul niente. Sì, io c'ho un piccolo spazio la domenica. Riesce ad entrare nella testa del telespettatore? Io so che lei non è un critico televisivo, no. Però riesce ad entrare nella testa del telespettatore per capire effettivamente cosa pensa il telespettatore quando guarda la TV? Beh, no, naturalmente. Io faccio lo scrittore, quindi ci provo a entrare nella testa di qualche personaggio, però è un lavoro molto, molto lungo e molto complicato, per cui riesco a entrare a stento nella mia di testa. Non ho idea. La cosa che mi sembra è che, come dire, lo spettatore che viene richiesto è contemporaneamente uno spettatore più informato di quello che doveva essere tipo 20 o 30 anni fa, ma anche uno spettatore più infantile, perché le due cose possono andare insieme, cioè si può essere più informati, cioè avere, come dire, un maggior numero di input informativi, ma non avere poi la maturità necessaria per metterli in gerarchia, per metterli in fila, per metterli in ordine, diciamo. Ma a questo proposito, e chiudiamo, la TV riesce anche a condizionare l'elettore e non solo lo spettatore in quanto tale, cioè riesce a condizionare chi guarda la TV anche dal punto di vista dell'elettorato passivo? Questo punto. Per forza. Sì. Lo condiziona, gioco forte. Beh, naturalmente, perché se le idee che io mi faccio sul mondo sono filtrate dalla televisione e se non ho la maturità, perché vede qual è il problema, che la democrazia, nonostante le illusioni che ci siamo fatti, richiede molta maturità, è un prodotto molto sofisticato, quindi se a un certo punto io non ho la maturità culturale per fare quel lavoro così complicato che è la democrazia, mi viene più normale acclamare le persone che vedo in televisione. Ringraziamo Walter Siti.